un'iniziativa che nasce dall'interazione un po' pubblico-privato, si centra soprattutto sulla nascita di questo Makerspace, Fab Lab, dedicato alle tecnologie più avanzate che permettono prototipazione rapida, modellazione digitale, stampa 3D, e stiamo anche andando su un po' robotica, nuove tecnologie interessanti come quella dei droni, su cui abbiamo un progetto anche in corso all'interno della struttura. È una, diciamo, sono tecnologie che cerchiamo di proporre a tutta la città, sia alle imprese che stanno cominciando a mostrare interesse per anche le novità che queste tecnologie portano sul piano proprio del modello di business, perché permettono di personalizzare e di ovviamente ridurre molto i costi di prototipazione, e anche nel mondo soprattutto dei giovani studenti. In questa settimana sono partiti corsi con le scuole, in particolare con il liceo Respighi, ma altre scuole si aggiungeranno nelle prossime settimane. Circa 200 ragazzi hanno fatto richiesta di frequentare i corsi sulla stampa 3D e proprio sulla robotica, e mi pare che siano stati abbastanza soddisfatti dal prodotto che in Urban Hub è stato proposto loro. Ecco, tra le varie finalità, appunto, c'è anche quella dell'ecosostenibilità delle città di piccole e medie dimensioni come Piacenza, così? Sì, diciamo, uno degli scopi è quello proprio ovviamente di dentro questo tipo di percorsi introdurre proprio elementi tipici della cosiddetta agenda urbana europea. Uno di questi elementi è il sostegno alla ricerca, all'innovazione, alla sostenibilità dei sistemi territoriali. Su questo stiamo, ovviamente anche su questo stiamo lavorando. Dentro l'Urban Hub sta lavorando in particolare un laboratorio sul ciclo dell'acqua, ed è proprio quello che ha promosso il progetto sui droni, che è realizzato dal consorzio di bonifica, e un altro laboratorio invece che fa capo a Conf Cooperative, che si occupa della filiera del riciclo e del riuso, in particolare nelle produzioni agroalimentari. In questi spazi, in questi ambiti, facciamo appunto formazione, educazione, ma anche e soprattutto creazione di impresa, anche attraverso lo sportello startup che opera ormai da un anno in Urban Hub. Probabilmente degli effetti di questo lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo è che una manifestazione nazionale dedicata alle città con maggiori servizi e propensione all'imprenditorialità, che si chiama City Challenge, siamo stati selezionati come città per la finale con altre 7 città italiane. L'evento di finale sarà il 2 di marzo, ora si vota, e quindi, insomma, se il sistema Piacenza da questo punto di vista è di interesse, invito tutti ad andare sul sito di City Challenge per votarci e, se possibile, per premiarci.